Giuseppe D'Amico, presidente della giuria di questo, di questa prima tappa trofeo Optimist Italia Kinder più Sport, 400 e più ragazzi. Il lavoro di una giuria in questi casi com'è? È abbastanza impegnativo perché abbiamo due campi di regata, quindi più di 400 regatanti suddivisi su due campi. Ci dobbiamo occupare della gestione del controllo in acqua dei regatanti e poi ci abbiamo a terra le discussioni delle proteste, richieste di riparazioni, e quindi insomma il lavoro è impegnativo perché in una regata così numerosa i ragazzi, poi alla prima tappa c'è tanto entusiasmo, tanta voglia di regatare che li porta quindi a sfruttare ogni occasione per arrivare bene in classifica. Senti, tu sei presidente del comitato quarta zona della Federazione Vela e da giudice, da UDR diciamo così, giri un po' l'Italia con tante classi, non solamente l'Optimist eccetera. L'Optimist in che stato di salute è? Perché al di là dei numeri che sono entusiasmanti, cosa vedi tu dentro al mondo Optimist, anche dal punto di vista dei circoli che sono i tuoi stakeholder come presidente di zona, e dal punto di vista dei coach, delle stesse famiglie? Ma la classe è molto viva, lavora molto bene perché hanno un'ottima organizzazione, quindi si occupano di far crescere i ragazzi sotto l'aspetto agonistico anche al di là, diciamo, di quelle che potrebbero essere le semplici mansioni o compiti di una classe velica. Quindi c'è grande attenzione nel cogliere tutte le opportunità che questi giovani velisti hanno. Sono i giovani velisti del futuro, quindi abbiamo in questo momento la classe Optimist, tanti talenti che vanno coltivati, a cominciare da quelli che conosciamo perché sono i campioni di ieri e futuri campioni del domani, da Gradoni a tanti altri. Ci sono tanti circoli ovviamente che investono perché comunque la classe giovanile è la prima classe che i circoli affrontano come approccio dopo la scuola vela, quindi la classe è viva. Abbiamo quest'anno anche un exploit di cadetti, quindi più piccoli che si avvicinano all'agonismo, e questo fa ben sperare per il futuro, che ovviamente poi si ripercuote anche su tutte le classi giovanili come secondo step, dai 420 ai 29er, ai laser. Diciamo che la classe Optimist è il bacino d'utenza di tutte le classi giovanili. Se lavora bene la classe Optimist è solo un vantaggio per tutto il movimento velico. Grazie Giuseppe D'Amico. Grazie a voi.